Michele Carchia di Attivamente è quasi giunto al termine del Festival del Pensiero seconda edizione, possiamo già fare un bilancio di questo evento? Sì, il bilancio è positivo, cioè, ieri, nella giornata di ieri, che era il penultimo giorno, c'è stata un'esplosione di persone che sono intervenute al festival e i ringraziamenti sono stati tantissimi, quindi noi siamo entusiasti di questa cosa. Oggi è l'ultimo giorno, quindi le persone sono altrettanto numerose, quindi diciamo che il bilancio è abbastanza positivo per questa cosa. Naturalmente è un festival che vuole avere un seguito, state già progettando la prossima edizione? Sì, il seguito ci sarà e sì, abbiamo già iniziato a lavorare da un mese a questa parte per la terza edizione, perché diciamo, il progetto di quest'anno era già finito un mese e mezzo fa, quindi stiamo già lavorando per la prossima edizione, quindi sì, ci sarà un seguito sicuramente. È un festival che ha dimostrato che le sinergie sul territorio portano frutto. Quali sono state le persone che hanno reso possibile questo evento? Allora, innanzitutto, principalmente gli sponsor, quelli che hanno contribuito, economicamente per lo sviluppo di questo festival. Poi anche le persone normali, comuni, cittadini comuni, venivano, ci davano dei soldi, ci sostenevano, quindi siamo un po' tutta la comunità che ci ha sostenuto. Questo sì, quindi devo ringraziare tutta la comunità di Stornarella e non solo. Grazie.